Bentrovati a tutti i telespettatori in una nuova puntata di Habitat quest'oggi dedicata a chi quotidianamente si occupa di migliorare il territorio urbano offrendo dei servizi alla cittadinanza. Sto parlando di un operatore della Cascina Roccafranca, casa del quartiere di Mirafieri Nord. Grazie a Daniele Maldera per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti, grazie mille, grazie per, per l'invito. Allora Daniele iniziamo subito spiegando ai nostri telespettatori dove si trova Mirafiori e che cos'è la casa di quartiere, poi parleremo anche della cascina. Allora, Mirafiori Mirafiori Nord è, è un quartiere a sud della città, un quartiere periferico, è un quartiere con una storia. Mirafiori è, è anche la sede della Fiat Mirafiori e quindi a come dire, la Fiat ha condizionato molto la storia del quartiere, all'interno di questo quartiere c'è anche la struttura che io sono venuto a presentare, che è la Cascina Rocca Franca, che è gestita da una fondazione che si chiama appunto Fondazione Cascina Rocca Franca. Allora, eh, la Cascina Rocca Franca sappiamo che è nata eh, circa dieci anni fa e eh, Faceva parte di un programma più complesso che è stato il programma Urban 2 di riqualificazione di, tutte, eh, di, di gran parte delle periferie eh, torinesi. Ecco, sono stati inseriti in quel periodo anche numerosi spazi verdi all'interno del quartiere Mirafiori Nord. Attualmente, com'è la, la situazione a livello ambientale di Mirafiori? Com'è cambiato in questi anni e come sta ancora cambiando? Sì, hai detto bene, Federico, cioè nel senso che eh, Urban 2 voleva proprio andare a insistere tramite un finanziamento europeo consistente su diversi assi. Uno è quello della riqualificazione urbana, uno è quello del sostegno un po' all'economia al, e al dettaglio dell'economia territoriale e anche un sostegno al contesto socioculturale e all'aggregazione e quindi da qui è nata la struttura Cascina-Roccafranca. Sul, sul primo asse, che è quindi quello della riqualificazione urbana, c'è stato l'intervento della città su eh, costruzione di piste ciclabili, eh, parchi attrezzati e così via. Questo naturalmente ha cambiato eh, la geografia del, del quartiere, ma anche, se vogliamo, anche gli usi e i costumi delle persone che questo quartiere lo frequentano, quindi aumento dell'attività motoria o del, del, dell'utilizzo del parco come come tempo libero, come possibilità di, di luogo di aggregazione, lo spazio aperto. E questo naturalmente è, è, è un successo, nel senso che è, è dato dal fatto che si è creato uno spazio per poterci stare. Diciamo. Per citarne uno tra i tanti progetti sull'ambiente che la Cascina Roccafranca porta avanti sul, su questo territorio periferico di Torino, eh, l'evento Chiare, eh, si occupava dell'acqua, uh, dell di cosa si tratta? Allora, eh, chiare, dolci, fresche ah, acque, nel senso sì. che recuperava un, la, la poesia di Petrarca ed era fondamentalmente un, un evento pubblico di un'associazione che organizza attività in Cascina Roccafranca ormai da, da anni, un'associazione di divulgazione culturale. Eh, faccio una premessa: eh, questo evento eh, non sempre noi come operatori conosciamo tutte le attività che vengono fatte in Cascina Roccafranca, per cui eh, anche questo evento non era perfettamente eh, all'interno del, della nostra programmazione culturale. Eh, però effettivamente è un evento che abbiamo fatto di divulgazione e di attenzione all'utilizzo dell'acqua del, dell pubblica, soprattutto da diversi punti di vista, quindi l'aspetto chimico, l'aspetto batteriologico, quindi come viene affrontato tutto il, il discorso di, di tutela sanitaria dell'acqua pubblica, ma anche il discorso del benessere e quindi come l'acqua possa essere fonte di benessere, le terme, le saune, le, le spa e quindi tutto questo, tutti questi ragionamenti attorno all'utilizzo dell'acqua pubblica e come viene utilizzata anche in altre forme e non solo quella esclusiva del, del bere. Allora, voi come Casa del Quartiere senza dubbio siete impegnati nell'attivare i cittadini nel loro spirito creativo, nel loro spirito di iniziativa, ma siete anche un po' un recettore di quelle che sono le principali problematiche a livello sociale sul quartiere. Ecco, secondo voi come sono cambiate le problematiche dei cittadini di Mirafiori in questo decennio in cui siete sul territorio? Diciamo? È molto interessante come domanda perché ha inserito un, uh, un argomento che è quello dell'essere recettori, dell'essere un po' come dire eh, antenne degli umori de, 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 dei quartieri. E, e cerchiamo di intercettare veramente ciò che è la cittadinanza, ciò che la gente vuole, manifesta e in qualche maniera poi eh, vuole portare anche come... come come istanza alle istituzioni diciamo. Eh, sì, direi che il, cambiare, il, il quartiere su questo è cambiato, eh, innanzitutto è un quartiere di dieci anni più anziano, quindi era già un quartiere anziano dieci anni fa e adesso lo è di più, è, è un quartiere che ha subito parecchio la crisi, è un quartiere in questo periodo storico, forse meno di altri quartieri di Torino, però che comunque sta vivendo un'immigrazione di, di persone di, di, de, che arrivano da altri paesi e questo naturalmente ha condizionato molto anche le attività della cascina Roccafranca. Noi come operatori, come, come cascina, cerchiamo di, veramente di intercettare eh, gli umori e le, e le istanze de, de, del quartiere anche dei nuovi cittadini, quindi anche di tutta la nuova comunità che è arrivata dall'estero e cerchiamo poi di tradurla in attività, in, in, fondamentalmente in fruizione e aggregazione per tutti quanti. Allora, raccontaci negli ultimi minuti che, che rimangono da qui al, al blocco pubblicitario cosa avviene quotidianamente in Cascina, cioè quali sono le attività che ogni giorno i cittadini di Mirafiori possono contribuire a partecipare, a operare. In questo luogo. Una specie di giornata tipo. esatto Abbiamo eh, diversi, diversi progetti, appunto la struttura è aperta dal, dalle 9 del mattino fino alle 11.30 di sera. 6 eh, giorni su 7, ma spesso siamo aperti anche la domenica. Abbiamo attività per anziani, abbiamo un baby parking per cui ci sono tutta una serie di attività per, per bambini tra i 0 e i 3 anni e poi tra i 3 e i 6 anni. Ci sono corsi e laboratori per tutte le età. Quest'anno abbiamo attivato circa un centinaio di corsi ed è più o meno il, il trend si è ormai più o meno stabilito in questi anni più o meno abbiamo ogni anno circa 100 corsi. Dal laboratorio di Argilla alla lezione di inglese, al, al corso di Lindy Hop, al corso di latinoamericano e, o di balli folk, quindi svariamo veramente e spaziamo su tutta una serie di, di, di attività. Inoltre ci sono poi tutta una serie di attività eh, legate a al, eh, alcune tematiche. Noi cerchiamo di focalizzare un po' il nostro lavoro, il, il nostro luogo su alcuni temi. Naturalmente il genere, il benessere, il consumo sostenibile e eh, tutto ciò che, che può essere aggregazione per, per, per appunto tempo libero e quindi eventi, conferenze e, e via dicendo. Ecco, proprio riguardo invece al consumo sostenibile, prima abbiamo citato eh, l'evento Chiare fresche e dolci acqua e so che avete anche una, una centralina di acqua pubblica che è fruibile. Una fontana. Una, una fontana che è fruibile per, per i cittadini di Mirafiori, ma comunque in generale diciamo che la sostenibilità ambientale è un po' nelle vostre corde, cioè tentate anche di, di sensibilizzare i cittadini. Posso aggiungere su una questo. cosa? E, e ti chiedo, secondo te questa cosa è percepita eh, come un cambiamento rispetto a come era Mirafiori eh, 20-30 anni fa, ovvero luoghi in cui per antonomasia venivano. Eh, diciamo così, create le auto in qualche modo c'era un'aria un meno respirabile, c'erano molti più problemi ambientali. È cambiato qualcosa grazie anche a, a queste attività che ha portato avanti negli ultimi anni? Ma indicativamente sì, tenendo conto che noi, eh, essendo recettori di, di comunità e quindi cerchiamo di o attivare o ricevere le, le persone che, che vivono questo spazio, noi abbiamo molto vicino, ad esempio, abbiamo un inceneritore, no? E che è diventato attivo ormai da qualche anno, però l'inceneritore ha creato a sua volta una comunità di persone che hanno trovato sfogo naturale in Cascina Roccafranca, una comunità di persone che cercava di tutelare la salute dei bambini, il, il rapporto con le scuole, il rapporto con, con le ASL, con le, con, con le altre istituzioni. Questo... Questo elemento, questa, questa dinamica è, è stato luogo naturale farla in Cascina Roccafranca, per cui da questo punto di vista e dal punto di vista che dicevi te Federico, di eh, creazione di, di nuove dinamiche, se vogliamo, di, di consumo sostenibile sostenibile e consapevole. Noi tra l'altro in Cascina abbiamo uno dei gas più grandi di Torino, un gruppo di acquisto solidale in cui ci sono circa 140 famiglie, per cui questo, questa dinamica è molto sentita. È sentita in Cascina Roccafranca probabilmente perché è sentita dalle persone che vivono attorno alla Cascina Roccafranca. Per cui sì, direi di sì, che, che questo elemento si è modificato. Adesso eh, continueremo a parlare eh, di Mirafiori Nord, nello specifico della Cascina Roccafranca e di come sta cambiando più in generale eh, la nostra città, ma adesso una breve eh, pausa pubblicitaria. Bene, ritrovati ad Habitat, oggi parliamo di tanti temi legati al concetto di periferia. Periferia spesso è associata a un luogo, diciamo così, eh, in cui la gente vive ma non lavora, dove eh, dorme ma non vive eh, il quartiere. Esistono però delle realtà che cercano di co contrastare questo paradigma. Sto parlando della cascina Roccafranca. Qui con noi ancora Daniele Maldera, che ci lavora, è un operatore di questa cascina, e, e, a quale chiedo se oltre a voi esistono altre realtà che cercano di riportare un po' di, 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 di centralità all'interno del quartiere, no? una vita eh, con stile di vita sano eh, del tutto autonoma rispetto ad altre periferie o al centro storico di Torino Ma, eh, Questa è una forse particolarità di Torino di cui bisognerebbe andarne anche magari un po' fieri, è il fatto che a Torino c'è una rete delle case del quartiere quindi non c'è solamente la cascina Roccafranca come Casa del quartiere, sono otto sono otto spazi Divisi in, in quartieri periferici, tenendo conto che anche la Casa del Quartiere di San Salvario, che fisicamente non è in periferia, però ha delle dinamiche di periferia come quartiere. Eh, e quindi è molto interessante questa rete delle case, eh, da un annetto circa è diventata un'associazione che si chiama un'associazione di promozione sociale che si chiama Rete delle case del quartiere, che serve un po' a sostenere e, e, e fa da sovrastruttura a, a, agli interessi delle diverse case del quartiere sparse nella città. Allora, stavamo appunto parlando di come esista comunque all'interno di Torino questa periferia che spesso viene descritta... Eh, scarsamente comunicante col resto della città, col centro, queste due entità diverse. Io andrei adesso a vedere un contributo, se la regia lo permette, per capire meglio quali sono eh, quelle che sono le, le esigenze dei cittadini di Mirafiori, ripreso proprio dal, dal mercato Don Grioli, che è vicino comunque alla sì. cascina Roccafranca, sempre a Mirafiori Nord. La cosa che ci farebbe piacere sarebbe avere delle palline indicative per il mercato che in questo momento è privo di indicazioni per la clientela, di servizi, di mezzi pubblici che possano portare i clienti al passaggio davanti al mercato. Anche perché abbiamo chiesto già un paio d'anni fa lo spostamento di parziale della linea 12, che dovrebbe passare secondo la nostra richiesta attorno al mercato, così da favorire anche gli utenti della CDC. E poi un'altra cosa che, che ci farebbe piacere è che si proseguisse col progetto del Cottini, dell'Istituto Liceo Artistico Renato Cottini, per il rifacimento delle facciate e delle colonne del mercato che in questo momento sono imbrattate dai vandali. E il, col liceo si era arrivati a un bel progetto che si spera possa prendere il via in questi periodi. Secondo il mio parere, i mercati andrebbero. Integrati dal punto di vista della segnaletica stradale, per quello che riguarda anche il lato turistico della, della città, segnalare ai turisti che ci sono delle, delle strutture preposte dal comune a, a fare determinate attività. Abbiamo chiesto se. La linea dei, dei contadini della Col Diretti rientravano dentro, però eh, la cosa si sta, facendo, sta andando per le lunghe che è già un paio d'anni che stiamo cercando appunto, di farle rientrare, di riempire un po' il mercato, di, di stringere farlo diventare un po' più concentrato. Ecco, abbiamo sentito appunto quali sono le esigenze all'interno di un mercato dell'area eh, di Mirafiori, ma stavamo dicendo proprio di come spesso vengono descritte due entità opposte, il centro e la periferia all'interno di Torino. Ecco, Daniele, tu che operi sul territorio, ti sarei fatto ovviamente un'opinione un su questo argomento. Secondo te effettivamente esistono due entità così opposte, così diversificate, o in qualche modo fanno parte della stessa realtà? Ma guarda. Eh, io credo che lo stesso Mirafiori, quartiere Mirafiori Nord ha dei centri e delle periferie, non solo la città. Sì, io credo che, che ci sia questa evidenza di, di come dire, distinzione tra centro e periferia. Mirafiori Nord è un quartiere con delle sacche residenziali e di residenza particolarmente agiata, ma anche delle sacche di disagio particolarmente sviluppato. Eh, non è detto e non sono del tutto sicuro che non si parlino queste, queste due città, il centro e la periferia, queste, queste, queste due forme di città. Credo anche un'altra cosa, e cioè che uno spazio come la Cascina Roccafranco, uno spazio come la Casa del Quartiere, sia il luogo dove queste due città si incontrano, dove il centro e la periferia eh, si possa incontrare abbia la possibilità di incrociare esperienze, scambio. Eh, e quindi creare forse, chissà è il nostro obiettivo, magari anche creare qualcosa di nuovo, di, di più interessante. Eh, io, io su questo credo che uno spazio come Cascina Roccafranca possa essere veramente il luogo idoneo per far sì che eh, dinamiche, che realtà di questo tipo che magari durante tutto il resto della giornata non si incrociano e poi invece magari allo stesso corso di inglese faccio un esempio e invece poi si riescono a incrociare. Ho fatto un esempio, eh, se posso dirlo, stupido, ma per poter veramente eh, dire che, che uno spazio di aggregazione è uno spazio di aggregazione per tutti quanti e per tutti quelli che vivono quel, il quartiere, a prescindere poi da, da quale sia eh, la provenienza. Ecco, abbiamo sentito qualche eh, suggestione da parte di chi lavora al mercato di Mirafiori, ti chiedo invece quali sono quelle eh, che arrivano alla cascina, quali sono, il, secondo te, le problematiche, eh, le esigenze più discusse sul quartiere eh, Mirafiori. Guarda, noi ci, ci occupiamo soprattutto di promozione culturale e quindi una parte delle nostre attività sono dedicate a questo. In generale, una cosa che è modificata negli anni e che noi all'inizio non eravamo magari strutturati anche per sostenerla, invece adesso sì, sono gli sportelli, sono gli sportelli di consulenza, una delle attività che abbiamo, come dire, Aumentato da un punto di vista di, di personale, di ore lavoro, di, di spazi dedicati, è proprio quello: sportello di avviamento al lavoro, ad esempio, sportello di consulenza legale, civile o penale, sportello rispetto alla violenza sulle donne. Sono tutte cose che, su cui noi come operatori non avevamo pensato, ma sono state istanze del territorio, sono state domande che la cittadinanza e che il, il, il territorio ci ha posto e a cui noi proviamo a dare una risposta. Naturalmente non siamo un servizio sociale, non siamo una, un pool di avvocati così come non siamo... Eh, non siamo i direttori dell'ATC e delle case popolari, per cui eh, cerchiamo di dare le risposte nel limite del possibile di quello che, che possiamo fare. Però sì, è una cosa che questo, il territorio, ha condizionato anche l'attività. Ecco, Mirafiori, come gran parte della città di Torino, ma forse ancora di più, è un po' un crogiolo di, di diverse popolazioni, insomma, c'è un bel mix a Mirafiori. Ecco. Voi vi occupate anche proprio di questo, magari di valorizzare questo mix che può, può rivelarsi anche importante proprio per il futuro della città di Torino? Ma io credo di sì, credo mi, se, mi viene da dirlo e mi sento di dirlo non solo come Cascina Roccafranca, ma anche come tutte le altre case del quartiere che sono spazi da valorizzare, perché è in questi spazi che, che, che si vive un, una prossimità, si vive un un welfare di comunità che nasce un po' dal basso, dove noi operatori cerchiamo solamente di, di, di coordinare, di gestire, di, di rendere il più possibile funzionale a, allo spazio e a ciò che c'è attorno allo spazio, ma fondamentalmente poi il, la ricchezza di contenuto emessa dalle persone che, che vengono a vivere lo spazio in Cascina Roccafranca, così come nelle altre case del quartiere. Eh, Daniele, ci hai raccontato tante belle cose, forse un po' Grazie. troppe. No, ah, nel eh. senso, eh, aiutaci a capire Cascinami. come poter trovare qualche indizio in più su quello che fate e raccontaci quali sono i prossimi eventi. Allora, eh, sì, la premessa è che potremmo parlare di uno spazio come Cascina Roccafranca, credo per un giorno intero. Eh, scusate se ho detto troppo, comunque trovate tutte le nostre informazioni, eh, il sito è molto dettagliato sul nostro sito appunto che è www.cascinaroccafranca.it oppure c'è anche la pagina Facebook, digitate sulla, sulla stringa Cascina cascinaroccafranca eh, e vi esce lo, il centro culturale dove poi potete visitare le, le nostre attività. Eh, prossimi, prossimi eventi. Eh, Fondamentalmente la prossima settimana avremo un evento di comunicazione sulla legge elettorale, non con le rappresentanze politi politiche, ma più come, 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 come fisicamente si può andare a, a votare, che credo che sia un servizio che possa essere interessante alla cittadinanza. Un prossimo evento che faremo a fine febbraio sarà eh, dedicato alla Palestina. Eh, e poi a marzo, serate di danza, ballo, eh, eventi di, di viaggio assieme a, a delle rassegne con dei fotografi che ci aiutano a, a, a raccontarci alcuni luoghi che hanno visitato e eh, presentando dei possibili viaggi da fare, eh, e così via. È, è un programma molto ricco, abbiamo veramente eh, molte attività, e per cui sul sito trovate tutto. Ripeto www.cascinaroccafranca.it Allora grazie a Daniele Maldera della Cascina eh, Roccafranca noi siamo ormai in chiusura io vi invito naturalmente a scrivere alla nostra mail per porci domande o per magari proporci eh, degli argomenti per le future puntate ecografi.gmail.com eh, e a continuare a visitare il nostro sito www.ecografi.it Alla prossima settimana da Luca e Federico è tutto